The more stress-free an embryo is, the more spa-like your incubators and your incubation approach to culture, the happier the embryo will be and the higher your implantation rates. Now, this I'm still working on the many more cycles out of the big Shady Grove lab in Rockville, but we have a sister lab, smaller, 400 or 500 cycles a year. But here, throughout these 2 years, Sage culture medium was standard. We did not swap over till the beginning of January into embryo choice. And I just want to take you to look at this simple, a more usable size lab, 400 or 500 cycles. It's very typical worldwide. And immediately what we noticed was day 5 transfers were jumping immediately. We're more comfortable with the embryos in the embryo choice versus prior years in Sage. Here, the number of elective single embryo transfers increased. The number of embryos chosen to transfer went down, a good thing. Pregnancy rates were at least maintained, even with fewer embryos put back, if not improved somewhat compared to prior years. But the bottom line here for us embryologists is the implantation rate. Look how that has jumped up into the 40% range for all patients. This is appearing to be very similar in the month of February. Sometime in the next month or two, I will crunch all the data from the main lab. But this is available to you for less labor, less cost, and less effort in the lab. And as far as I'm concerned, less labor, less work means more time to play. So I thank you all for your attention. And I would also like to acknowledge all of the clinics that I work with, all of them east of the Mississippi, thankfully, and also my family who support me. Thank you. Thank you, Dr. Kruger, your nice, very interesting presentation. So now Gianfranco Coppola will present IMSI. Excellent. Diciamo che il seminario verterà sulla descrizione della dell'iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi morfologicamente selezionati, una tecnica relativamente nuova sviluppata agli inizi degli anni 2000, che però vuole avere anche l'occasione di analizzare alcune tecniche emergenti utilizzate per selezionare gli spermatozoi non solo da un punto di vista morfologico, ma considerando anche quelle che sono delle caratteristiche molecolari. Diciamo che l'infertilità o l'ipofertilità è dovuta per il 35% a fattori maschili, e considerando anche il 15% che è per entrambi i partner, si capisce che il 50% quindi è dovuto a fattori maschili. E nella popolazione mondiale circa il 7% di uomini sono affetti da ipofertilità, e il trattamento di queste coppie dal 2 al 4% dei casi viene effettuato attraverso tecniche di fecondazione assistita, tra cui sicuramente l'ICSI rappresenta una delle principali. E nel caso dell'ICSI, in effetti, lo spermatozoo, un singolo spermatozoo, viene scelto dall'operatore e introdotto all'interno dell'ovocita. E ovviamente la scelta è abbastanza arbitraria, specialmente a un ingrandimento di 400 per, dove determinate caratteristiche dello spermatozoo non sono visibili. Quindi, diciamo, lo spermatozoo come funzione ha quella di introdurre il corredo cromosomico, attivare l'ovocita, trasferire alcuni trascritti di RNA messaggeri che servono nei primi eventi precoci dello sviluppo, e trasferire il centriolo prossimale che serve ad organizzare il fuso mitotico. Ora, che la morfologia, fin dal 2003 è stato evidente che la morfologia dello spermatozoo influenzava notevolmente quelle che erano i risultati che si ottenevano con l'ICSI. Infatti qua vediamo che c'è un incremento, in questa tabella si può vedere che c'è un incremento quando venivano utilizzati spermatozoi morfologicamente normali, e forse la morfologia rappresenta l'unico parametro fino a questo punto che dà una certa attendibilità.
Ora, diciamo che ora la scelta dello spermatozoo ideale rappresenta una delle nuove sfide, diciamo, per le tecniche di riproduzione assistita. Nuove tecniche sono appunto l'AMSOM, cioè la selezione ad alto ingrandimento utilizzando il microscopio differenziale Normaschi, o selezione mediante acido ialuronico, o selezione con microbiglie coniugate alla Nexina 5, e poi la microscopia olografica digitale. L'IMSI fu sviluppata per la prima volta nel 2001 da Bartoff e consente appunto di osservare gli spermatozoi ad alto ingrandimento. E le caratteristiche dello spermatozoo, diciamo, ideale derivano da tutte le osservazioni fatte negli ultimi 20 anni sia con microscopio elettronico a scansione che a trasmissione. E questo ha consentito, sorvolo su questi dati tecnici, in effetti cosa viene analizzato prima dell'iniezione? L'asse maggiore, l'asse minore, l'aria e la presenza di eventuali vacuoli. Quello che è stato visto è che in realtà il fattore che influenza maggiormente lo sviluppo embrionale è la presenza di vacuoli, in particolare il vacuolo non deve possedere un'area superiore al 4% dell'area totale dello spermatozoo e naturalmente non ci deve essere una condizione di spermatozoi multivacuolati. Mi scuso per questa diapositiva, ma non so perché stamattina ha cominciato a cambiare tutto, però in un trial che abbiamo fatto presso il nostro centro è evidente come c'è una differenza significativa nel numero di battiti fetali osservati. Quindi questo cosa significa? Che è vero, negli ultimi 20 anni si è dato molta importanza a quella che è la morfologia sia degli ovociti che degli embrioni, ma anche quella dello spermatozoo rappresenta un fattore importante. Un'altra metodologia per selezionare gli spermatozoi è quello di utilizzare l'acido ialuronico, che in effetti è un polisaccaride presente sulla matrice extracellulare delle cellule del cumulo, e la presenza di una proteina pH20 sulla membrana dello spermatozoo è indice di maturità. L'annexina 5 invece è una proteina che si lega a un fosfolipide che viene esternalizzato quando la cellula va in apoptosi. Quindi utilizzando delle microbiglie legate all'annexina 5 è possibile eliminare gli spermatozoi apoptotici. E per questo noi abbiamo condotto uno studio nel nostro laboratorio in cui analizzavamo sia la frammentazione del DNA spermatico, sia valori quali presenza di vacuoli e caratteristiche morfometriche dello spermatozoo. E quello che è derivato è che in seguito all'utilizzo di acido ialuronico prevalentemente e di annexina si aveva una riduzione nell'indice di frammentazione del DNA spermatico. Anche in questo caso, quando siamo andati a valutare la presenza di spermatozoi con area vacuolare superiore al 4%, l'acido ialuronico si è dimostrato in grado di selezionare spermatozoi privi di acidi vacuoli. Lo stesso vale per quanto riguarda tutte le caratteristiche morfometriche. Altra tecnica relativamente più nuova è l'olografia digitale, che in effetti prevede l'utilizzo di un fascio monocromatico di luce la cui diffrazione determina poi la costruzione di un'immagine tridimensionale dello spermatozoo. Questo ci consente anche di calcolare il volume dello spermatozoo. E la particolarità di questa tecnica è che può essere utilizzata in vivo
E utilizzando dei microcapillari è possibile anche sortare spermatozoi in base a determinate caratteristiche fissate naturalmente dall'operatore. E quello che è stato visto, vabbè, che il volume medio dello spermatozoo è 8.03. La cosa che è emersa però è che la massa questi spermatozoi rappresentano spermatozoi con un range normale della lunghezza dell'asse maggiore e dell'asse minore. Però, come vediamo, in effetti vi è una riduzione nella massa totale dello spermatozoo. Quindi non è detto che gli spermatozoi selezionati in base alle lunghezze siano poi effettivamente i migliori da prendere, nel caso in cui questa ipotesi verrebbe verificata. Quindi in conclusione il futuro dovrebbe essere quello di combinare diverse tecniche di separazione degli spermatozoi che tengano conto di tutte queste caratteristiche. Presenterà questa relazione sul danno ovocitario sul modello animale determinato dall'endometriosi, cioè animali nati congenitamente con l'endometriosi indotta presentano in una percentuale dei casi una riduzione anche delle gonadi, sia nel senso volumetrico, morfologico e anche come numero di follicoli antrali all'interno degli ovari. Farà anche un breve excursus sulla nostra, rapidamente, per entrare nel tema, sull'ipotesi che poi ha portato a questo studio.